i'd like to thank you for participating in this conference. Uh, it's been a real pleasure to host you in rome. i'm sorry for the rain, but it's very strange for rome, but it's one of the last consequences of berlusconi government. <laughs> so we are going on. and uh, these two days uh, have been uh, full of uh, ideas, proposals, and i thank you for that. E voglio anche ringraziare la Giafat Rosa ma Lapo Pistelli per, e tutti i suoi collaboratori per il lavoro che hanno fatto girando e contattandovi per organizzare questa seconda conferenza. L'anno scorso eh, ci siamo trovati qui a Roma, in questa stessa sala, alcuni di voi c'erano, e abbiamo pensato di eh, proporre, di lavorare attorno all'idea di, di, di un cammino comune. Eh, noi ormai siamo davvero in un mondo in cui tutto cambia in una velo con una velocità straordinaria. Ci sono stati altri, altri secoli in cui eh, sono stati fatti dei passi per la globalizzazione. Io penso per esempio all'apertura della via della seta nel XIV secolo, come cambiò il mondo e rese tutto inter interdipendente. Diceva un secolo in cui la rete, l'annullamento delle distanze, eh, il mescolamento dei popoli de, eh, è davvero straordinario. Ieri sera alla cena eh, mi raccontavano due nostri ospiti che eh, in forma diversa ma il Marocco e l'Egitto eh, si devono confrontare con il problema dell'immigrazione nei loro paesi perché arrivano dai paesi poveri dell'Africa persone che vanno lì non per transitare verso l'Europa, ma perché vanno lì a fare lavori che magari gli abitanti di quei paesi non vogliono più fare, quindi siamo davvero dentro grandi cambiamenti. E quello che è sempre più evidente è che ogni problema può essere affrontato, quasi ogni problema può essere affrontato solo su scala globale, non ci sono più le frontiere, che sia la finanza, l'economia, l'ambiente, eh, il terrorismo, i fenomeni migratori. Eh, ma anche le infrastrutture, le regole del, del web, nulla più può più essere affrontato dentro una dimensione nazionale. Le imprese, l'economia si sono già adattate a questo cambiamento. Le politiche sembrano avere la presunzione che mentre tutto si è trasferito ad un livello superiore, in, transnazionale, le politiche immaginano di poter affrontare questo mondo così cambiato con scelte interne ai singoli paesi. E questo evidentemente non è possibile. La globalizzazione senza politica l'abbiamo già sperimentata negli anni passati. Lascia il comando agli interessi, ai poteri finanziari, per arrivare alla conclusione che purtroppo qualche volta si vede che sono i mercati, con i loro successi e con i loro problemi, a imporre le scelte ai governi nazionali. Su questo la sinistra è stata molto timida, i progressisti sono stati timidi, la destra ha secondato quest'idea del, della globalizzazione eh, regolata dalle regole dei mercati, immaginando che tutto questo avrebbe portato benessere, sviluppo, scomparsa delle diseguaglianze. Questo modello è andato a sbattere nel 2008, con la crisi del 2008, ma però la svolta che poteva arrivare, Dopo quella crisi non si è vista e noi dobbiamo riprendere quel pensiero perché ancora oggi rischiamo di essere finiti in un mondo in cui non è la politica a dettare le regole. Nel dibattito, nella prima sessione di ieri sull'Europa molto interessante è emerso questo problema della riduzione del debito pubblico, dell'austerità. Per esempio è una domanda che noi ci stiamo facendo in Italia, che speriamo la vittoria dei socialisti in Francia. Poi si vota in Italia, poi si vota in Germania. Insomma, che un cambiamento di governi possa imporre una revisione di questa idea, e cioè nel momento di massima crisi per le persone, per le famiglie, in quel momento si pretende anche il massimo di austerità. Poi ci si lamenta che non c'è crescita. Penso che questo debba essere rivisto e che si possa ragionare in, in, semplicemente con il, il buon senso dei padri di famiglia. Quando in una famiglia che ha debiti c'è l'emergenza di avere il sufficiente per vivere non è quello il momento in cui si rientra di colpa del debito, ma si dà l'emergenza prima ai problemi della vita e così dovrebbero ragionare gli stati e i governi, anche per questo dico soltanto una cosa italiana. È riemersa questa idea di utilizzare eh, il ricavato mh, dal recupero dell'evasione fiscale. Sapete che in Italia noi abbiamo un grande problema che è l'evasione fiscale. Il governo Monti ha fatto cose molto importanti in pochi mesi per recuperare evasione fiscale ed è assolutamente positivo, ma noi diciamo che quello che si recupera per l'evasione fiscale, prima di destinarlo a ridurre l'aliquota sui redditi bassi, bisogna destinarlo a chi il reddito proprio non ce l'ha, chi sta peggio nella crisi, a chi sta peggio. E quindi il recupero dell'evasione fiscale prima per dare un reddito a chi non ce l'ha, i disoccupati, o per sostenere le fasce di povertà assoluta, perché noi abbiamo persone del ceto medio, della middle class, che di colpo si trovano, senza, senza aspettarselo, a sprofondare nella povertà assoluta perché perdono il lavoro. Insomma, come progressisti dovremmo provare a rimettere in ordine le cose, a dare una gerarchia di valori. Primo, i governi rispondono ai parlamenti e ai popoli e non soltanto i mercati. E quindi le scelte, quelle nazionali e quelle globali, vanno fatte secondo il principio che è la politica che è detta le regole ai mercati e non i mercati che dettano le regole alla politica. La seconda, il mondo globale ha bisogno di regole, ha bisogno di diritto globale. È impossibile immaginare che tutto si mescola che appunto i problemi non possono più essere affrontati dentro i confini nazionali e contemporaneamente avere un mondo privo di regole. Siamo al paradosso che tutti noi parliamo di espansione della democrazia, pretendiamo anche giustamente che ogni Stato rispetti i diritti fondamentali, le regole democratiche al proprio interno e poi ci rassegniamo come se fosse inevitabile che il luogo in cui ormai si decide tutto, cioè il mondo, sia regolato dalle regole più primitive. Conta solo chi ha il potere economico o chi ha il potere militare. E anche la gerarchia dell'importanza delle nazioni è data non da un principio demografico normale, ma è data dal principio del potere economico e potere militare. Io penso che questo tema in questo secolo dovremmo porcelo se non vogliamo rassegnarci a rinunciare ai principi e ai valori. Terzo, il mondo lavorerà sempre di più su delle dimensioni macro regionali, gli stati sono drammaticamente piccoli, l'Europa che è la nostra prospettiva è già piccola in questo mondo e io penso che ci si debba sestare, qui veniva fatto un discorso importantissimo sull'America Latina, su delle dimensioni macro regionali e che se noi guardiamo sul lungo termine, cioè il termine di questo secolo, anche l'Europa sarà piccola e forse dovremmo cominciare a pensare che esiste un'area che riguarda l'Europa e le due Americhe, che si è mescolata nei secoli per lingue, tradizioni, famiglie, culture, che è un'area culturalmente omogenea e che deve cominciare a ragionare tutta insieme, anche perché tutti insieme come abitanti siamo meno dei cinesi e siamo vicini agli indiani. Quarta, quarta considerazione, se si vogliono costruire decisioni, regole globali e diritto globale, è evidente che non può tutto questo essere affidato soltanto a incontri, a trattati, ad accordi tra i governi e gli stati, ma da che mondo è mondo ogni decisione è preceduta dalla riflessione politica, dall'analisi, dallo studio. E allora è evidente che costruire, questo è un passo in questa direzione, un luogo. In cui quelli che stanno dalla stessa parte, che siano provenienti dalla famiglia socialista o che appartengono ad altre tradizioni progressiste, si trovano per elaborare riflessioni comuni che poi ognuno riporterà nelle scelte globali e nelle scelte nazionali all'interno dei propri paesi. L'idea del network di questo network nasce da questo: e c'è cioè un luogo permanente. A livello parlamentare, di gruppi parlamentari, in cui ci si incontri, ci si parli, ripeto, al di là delle provenienze. Guardate, il Partito Democratico è già un po' questo. Io vengo dalla tradizione democratico-cristiana. A un certo punto abbiamo capito che la storia ci portava a fare incontrare i progressisti, non più soltanto in un'alleanza, ma nello stesso partito. Il gruppo parlamentare europeo nasce da questa idea socialisti e democratici in un'alleanza progressista. Ognuno seguirà i tempi e le conseguenze delle proprie storie nazionali, di cui ognuno di noi è orgoglioso, ma non c'è dubbio che siamo dalla stessa parte, siamo già la stessa famiglia forse senza saperlo fino in fondo. E quindi un luogo permanente, abbiamo anche immaginato che oggi la rete, cioè non so se lo fanno vedere adesso, cioè un, abbiamo fatto per, per capire quanto può essere importante un website che, che ci dia la possibilità di, 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 di scambiarci idee, di portare lì le riflessioni nazionali anche a disposizione, a disposizione degli altri e quindi un luogo permanente che abbia un meeting annuale. Noi abbiamo promosso questa iniziativa ospitando i primi due, ma siamo pronti e felici che il terzo meeting dell'anno prossimo non, non sia a Roma ma in un'altra grande capitale e poi anche degli incontri attraverso la rete o fisicamente su singoli temi che immaginiamo stiano diventando centrali nel dibattito nazionale e nel dibattito globale. Insomma, un punto di partenza. Se la globalizzazione è il nostro futuro comune, scriviamo insieme questo futuro, scriviamo insieme le regole di questo futuro, dimostriamo che le parole che abbiamo scritto... Alle vostre spalle i Venture Global Progressive 2 sono vere e lo dimostreremo con il lavoro comune dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Grazie. <ride>